Ben trovati a questa edizione del TG Med LIS, il telegiornale nella lingua italiana dei segni. Maxi blitz antimafia nell'Agrigentino, arrestate 56 persone tra boss e gregari. Svelati i legami tra le cosche locali delle province di tutta la Sicilia e lendrine calabresi. Accertate 27 estorsioni a imprese, negozi e anche a cooperative che si occupano dei richiedenti asilo. 7 società riconducibili ai clan sono state sequestrate. In manette anche il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sui rifornimenti di benzina delle autovetture comunali. Secondo il quotidiano online Live Sicilia sarebbero coinvolti un dirigente e alcuni dipendenti. Il sospetto è che con la complicità di un benzinaio venissero riforniti non solo gli automezzi pubblici, ma anche quelli privati. In corso gli interrogatori. Inizia oggi a Caltanissetta il processo per l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, e per altri 17 imputati. Dovranno rispondere a vario titolo di associazione a delinquere e di una serie di reati commessi nella gestione dei beni sequestrati. Siamo allo sport, il calcio. Dopo il pari con lo Spezia, il Palermo prepara il match interno contro il Brescia. Basket, ancora una sconfitta per l'Orlandina in Serie A maschile. In A1 femminile vola Ragusa, le Iblee sconfiggono la capolista Lucca. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.